la rivas. E cin cin col caffè. Oh, ho iniziato bene con la tisana, però dopo così a mezzogiorno ti viene voglia del caffè. No, invece una cosa che volevo dire da tanto tempo, stavo leggendo i commenti qua sul canale, non è lecchinaggio, però ripeto, da tanto volevo dirlo, ci sono veramente delle bellissime persone in questo canale, ne sono molto felice. Certo, dal vivo sarebbe tutta un'altra cosa, cioè quando ci si trova di persona, magari per sbaglio, per caso, nelle radunate, eccetera. Però anche nel virtuale, devo dire, siete veramente delle bellissime persone. Punto, basta. Ma sì, è gente sempre con la mentalità molto aperta e anche gente molto indagatrice, voglio dire, gente che non si ferma alle prime impressioni, ma o chiede o ci arriva nelle cose. Di questo ne sono veramente molto orgoglioso, di avere gente così a fianco. Tipo, ma gente tipo anche quello del tabacchino, no? Facciamo un esempio. Cioè, vedi che c'è sto qua che viene tutti i giorni praticamente a comprarvi una villa. Cioè, non è che mi guarda male, pensa, magari, non so, dovrà attaccare delle foto o roba del genere. Cioè, non è che va a pensare, ma sto qua si sniffa la colla. Però spero di provare. No, dai, scherzo. Potrei andare a giocare a tennis nel campo da tennis. Wimbledon. Sì, stanotte si dorme qui, nella mia bellissima tendina, oh yeah! Devo dire che l'altra notte è stata durissima per terra, perché ho un materassino gonfiabile, cioè un materassino sarà alto 2 cm, però è una piazza, è mezza piazza. No, ma è bellissima, è fatta bene, perché a parte va bene l'entrata, protettiva, ok? Che, il freddo, Ale, tua sorella che non hai. Era bella che facevi Sai cosa pensavo? No, vabbè, adesso non scendiamo sempre nel sessuale. No, e sempre quello. Ed hanno anche due porte con le zanzariere, poi anche le prese d'aria sopra dove sono nascoste, eccole là, vedi, per non far condensa, è fantastica. Che carine, anche le uova. Anche le uova. Sì, sono i carabinieri. Cari, non ci credo, numeri uno. Eccoci qua l'Italia. Senti che repetone, perché è a 3 al massimo livello. Allora, funziona? Sì, direi di sì. Però precisiamo, secondo me deve essere lasciato andare tipo 6 ore per avere una bella percezione di differenza. Adesso va da 2 ore, chiaro che la senti la differenza, sì, ok, funziona, è vero. Però per togliere proprio tutta la puzzetta di cane, diciamo, no, hai capito? È un po' l'effetto aria pesante, per dargli più quell'effetto ionizzante, no, più salutare, secondo me, almeno così a pelle, avendo visto cosa ha fatto in queste 2 ore, mi azzarderei a dire che bisogna lasciarlo andare per 6 ore. Il che, beh, d'estate non è assolutamente un problema, perché fai andare il tutto tranquillamente sotto inverter della serie, tanto energia ne hai a volontà, no? Per l'inverno, boh, insomma, però comunque credo che sia una cosa da utilizzare maggiormente in primavera, no? Soprattutto quando, se uno è allergico, no? Tipo, secondo me io sono allergico anche a qualcosa, qualche pianta che è nell'aria, perché avevo fatto, so che non ti interessa un caso, però ormai che ci sono devo dirlo, avevo fatto i test anni fa, ero molto allergico al gatto, alle muffe, all'acaro della polvere e poi 3 piante, ma avevano un nome assurdo, cioè assolutamente impossibile da ricordare. Poi avessi passati gli anni e ho buttato via le carte. Nel mio giardino dell'oggi, oh, sai come hanno funzionato bene gli oscuranti termici imbottiti con l'Arma Flex? Porca miseria, non entrava un cazzo di caldo dai vetri, fantastico. Perché oggi, come gli altri giorni, c'era un sole proprio che scaldava a 1000. Infatti quando stavo appendendo le foto avevo le tende tirate, ma ho le tende caldissime. E niente, questi oscuranti termici qua si va veramente alla grande, ma proprio alla grande. Lascia perdere un attimo l'Arma Flex, il discorso è anche, soprattutto per quanto riguarda il sole che batte,
notte, che questi, essendo su misura, ok, non entrano nessun spiraglio di sole, quindi batte proprio zero, mentre magari su scarosso, no, poteva avere delle forme un po' diverse perché non erano i suoi eccetera, entrava comunque un po' di luce, mentre qua zero. Bello, bello, sono contento. Il Pullman, che bruttissimo, perché a me veramente non piace sto camper esteticamente, però ripeto, viverci, che roba ragazzo, che roba, è una casetta, è proprio la tiny house, veramente strasoddisfatissimo. Soprattutto guarda, il test più grande lo sto facendo adesso anche col discorso stanzialità, perché il motore non viene mai messo in moto, quindi i pannelli lavorano seriamente, cioè io sto andando avanti solo con i pannelli e energia ne ho da vendere, perché già di prima mattina le batterie sono strapiene al 100%, e poi anche le acque, cioè avere 300 litri è comodo, bella roba se devi stare stanziale. Sì, bravo, anche tu denoti che c'è calma, che non c'è nessuno che gira. Però oggi invece era strapieno di gente. Questo perché secondo me si è frainteso un attimo il discorso che adesso dovremmo passare alla fase 2, no? Perché veramente sembra quasi che non fosse più successo nulla. Sì, la gente ha le mascherine, però veramente tanta gente fuori rispetto agli altri giorni. Tu mi dirai, Singano, ma anche tu sei fuori adesso. Sì, ma non c'è nessuno, non sono vicino alla gente. Sì, ti confermo ragazzo, c'è veramente l'aria, la senti più pulita, sì, veramente, confermo, funziona sta roba qua. Sì, mi dispiace solo appunto che sia in 220, però funziona. Non ho neanche visto quanto consuma, però ti dico, batteria me le segna al 61%, adesso ti spiego, e sono a 12,8 volt. Questo perché c'è l'inverter che sta andando e il piccio che sta andando. Se io spengo l'inverter e il piccio, la batteria mi va a 13 rotti, hai capito? Però comunque 12,8, considerato che prima erano piene, mi sembra comunque che abbia un bel carico, insomma. Cioè, da non lasciare tranquillamente tutto il giorno acceso nei periodi invernali di poca luce, quello intendo. Sì, vero anche che come puoi vedere adesso sta andando alla massima potenza. Vero CP che sta andando alla massima potenza? Scodinzoli! Scodinzoli! Guarda! Ucciu, pallina, attento, la conosco io, attento. Occhio. Ah, che bella pallina! Ah sì, vuoi che andiamo a fare due tiri? Andiamo a fare due tiri, dai! Andiamo? Siamo pronti CP! Siamo pronti? CP? CP! Hai presa? Dove vai? Vorresti che te la ritiro? Cara, guardala. Che gentile questo CP. Sì, ma devi darmela. Oilà, al volo! Dove? Emi, qui! Disgraziata, lei ha sentito rumori di là. Cos'è sta roba? Emi, macchine. Porta pazienza che ci sono le macchine, vieni più in qua, vieni. Che passano i 200.000 all'ora. Adesso andiamo. Brava, sì, adesso andiamo. Sul libretto c'è scritto tutto tranne quanto consuma il corrente. Vediamo sull'Amazon se c'è scritto. 35 watt, alimentazione 120 volt 60 hertz, 35 watt. C'era la formula che mi avevano insegnato per capire quanti ampere consuma, però non me la ricordo. Italia De Gustibus, ma a me piace un casino. Ovviamente non mi piace neanche un po', vedi, quando vedi quei buchi vuoti, ma quelli, ti ripeto, verranno riempiti col tempo, anche là, vedi qua sopra, con adesivi e cose del genere, quindi verrà fuori veramente una carta d'apparati multicolor, e secondo me è una strafigata unica. Ovviamente non è che faccio tutte le pareti, cioè il camper resta così, sono solo dentro al letto, vedi che è chiuso, non vedi assolutamente niente, perché quei triangoli là, come ti avevo già detto, volutamente non li ho fotografati, non gli ho messo le foto. Due lì della Alessia, sì, perché ci stavano bene, sì, quelle ci stavano bene, ma sì, la mia toppa personale vicino ai regolatori di carica, perché è la roba che pitocco di più, hai capito? Quindi questo è il posto dove la vedo di più.
E poi, beh, dentro i letti ci sta, uno e una due, tutti e due i letti e all'interno degli armadi. No, no, guarda, per me, ripeto, casa mia, a me piace un casino così. Vedi, tutte queste fotografie, secondo me, in un camper, sono una specie di gesto d'amore nei confronti del camper, no? Nel senso che è un po' come quando ti fai un tatuaggio, no? Col nome di una persona, no? Hai capito? Anzi, no, forse è peggio, perché il tatuaggio eventualmente poi te lo puoi togliere, no? Quando cambi quella persona. Ma invece, se devi cambiare camper, ci vuole altro che una giornata per togliere le foto, cioè che vuole una settimana? Sì, anche di più, anche di più. Eh sì, dico questo perché una volta un'amorosa, no, per il regalo del mio compleanno, mi aveva detto ti faccio una bella sorpresa e si era fatta un tatuaggio con la mia iniziale. Ma ho detto, cazzo, ma scusa, il compleanno è mio e il tatuaggio te lo fai tu? Ho detto, cazzo, certo che sono sorpreso, porca miseria. E allora così al suo compleanno mi sono regalato la moto. Please for me.